È la diciottenne di Francavilla Fontana Alessia Carrisi, Miss Summer Salento 2017, la reginetta del noto concorso di bellezza organizzato dall'associazione Flashback di Brindisi, è stata incoronata nel corso della finalissima che si è tenuta il 23 agosto scorso presso il villaggio Cala di Rosamarina. Insieme alla giovanissima francavillese sono stati attribuiti altri 5 riconoscimenti. Il titolo di Miss Summer Salento Art Photography è andato a Miriam Broccio, 16 anni, di Brindisi, Miss Summer Salento Flashback ad Elisa Gianluisi, 20 anni, di San Pietro Vernotico, Miss Summer Salento RC Immobiliare a Giulia Foti, 14 anni, di Brindisi, Miss Summer Salento Ecoambiente a Anna Grazia Palmisano, 21enne, di Locorotondo e infine Miss Summer Salento Cala di Rosamarina 2017 a Marisa Maggio, 21 anni, di Cerignola. Il clou 2 sere fa di Miss Summer Salento, finale in quel di Rosa Marina. Allora, Marcello Altomare, diciamo, come detto prima, la parte finale ed è sempre un'emozione organizzare, questi eventi. Sì, arriviamo in questa finale che si è stata svolta 2 giorni fa presso il villaggio Cala di Rosa Marina. C'è da dire anche, comunque sia, con una molta partecipazione da parte del consorzio e di tutti i villeggianti che ci hanno ospitato e che hanno contribuito anche all'organizzazione. Veniamo da un duro tour di tutto il Salento, cito soltanto alcuni perché siamo a Brindisi, Beach One, la semifinale svolta all'Acqua Inn, soltanto ripeto, per citarne alcuni. Le nostre aspettative è dare una formazione a queste ragazze, cercare che queste ragazze, tutte, a prescindere da chi ha vinto, chi vincerà anche nei prossimi futuri, e quello che possono realizzare i loro sogni, le loro aspettative e perché no anche la loro professionalità in questo campo, che comunque è un campo che non è semplice, visto così anche televisivamente. Proseguiremo, anche se siamo arrivati a questa finale, abbiamo molti progetti, le ragazze non si fermeranno qui, soprattutto le vincitrici, con diversi progetti che adesso preferirei evitare, accennare per tante questioni. E niente, questo. Ecco, accanto a te abbiamo la vincitrice dell'iniziativa. La vin Allora, quali le tue emozioni? Allora, il mio percorso a Miss Summer Salento è stato un'esperienza davvero, davvero fantastica. Il fatto di essere arrivata in finale è già stata un'emozione, soprattutto il fatto di aver vinto. La vittoria è stata inaspettata e quindi le emozioni sono state davvero grandi e forti. Spero di continuare il mio percorso nell'ambito della moda e di proseguire anche insomma, di affiancare anche la mia passione, quella delle sfilate, della moda, con quello che è il mio sogno, cioè proseguire i miei studi di lingue e quindi affiancare le mie due più grandi passioni, insomma, in entrambi i campi. Ecco il tuo carattere, se così ti possiamo conoscere meglio in sintesi. Allora, sono una ragazza molto estroversa, mi piace fare nuove esperienze, conoscere nuove persone. Infatti, con questo concorso ho avuto la possibilità di conoscere molte ragazze con le quali ho avuto, già dei rapporti, ho stretto già dei rapporti di amicizia. E sono una ragazza molto aperta e nulla.